portiamo in diretta, come veramente nelle vere redazioni, bla bla bla. Cosa? 3, 2, 1. Per chi c'è a casa, allora ritorniamo in diretta da Martina Franca, siamo al CAV, coordinamento delle associazioni di volontariato, mattinata di guerra con un pirata, Claudio Imprudente da Bologna, con Sandra Negri e Luca Cenci. Stiamo parlando di disabilità al lavoro. Io sono Aldo Zappulla, faccio il comunicatore sociale e il progettista per una cooperativa di Crispiano, ma se siamo qua è perché in pool con altre associazioni, con una cordata di cooperative, associazioni e organizzazioni di volontariato di Martina e di Crispiano, del distretto sociosanitario numero 5, Martina Crispiano, abbiamo invitato Claudio a parlarci di questa tematica forte. E per le ragazze e i ragazzi di questo liceo, per queste seconde classi, abbiamo due classi, i nostri ospiti, le classi seconda A e seconda B, scienze umane, ok? Con loro stiamo affrontando questa tematica. Una mattinata piuttosto impegnativa, i dolcini erano abbastanza, anche erano tanti da mangiare. Sono state bravissime le organizzatrici, Angela, Grazia, Gianni e gli altri che hanno dato una mano qui a Martina Franca. Abbiamo chiuso il collegamento perché abbiamo fatto dei lavori di gruppo dopo una pausa che ci voleva, sostanziosa. Abbiamo formato 6 gruppi, alcuni di noi adulti hanno condotto questi gruppi, adesso abbiamo dei rapporteur, uno speaker o due speaker per ciascuno dei 6 gruppi. Cosa ci portiamo a casa, Claudio? Da ciascun gruppo ora ascolteremo brevemente 2 minuti e poi vi taglio il microfono, promesso, sono cattivissimo su questo. Una domanda, una riflessione, una parola chiave e poi velocemente dopo questi 6 gruppi nuovamente voce, microfono, megafono a Claudio, a Sandra e a Luca e tiriamo le conclusioni e poi tutti a casa. Chiudiamo entro l'una al massimo, anche prima se riusciamo, va bene? Dipende da voi, dipende da noi. Allora, in maniera random, casuale, iniziamo da questo gruppo. Chi parla? Vieni, vi presentate, dite il vostro gruppo. Poi diciamo i nomi delle persone che hanno formato il gruppo, gli adulti e i ragazzi, e a voi la parola. Allora, io sono Chiara Barnaba. Roberta Donghia. Non si è sentito. Roberta Donghia. Facciamo parte del gruppo numero 3. Essendo più a diretto contatto con Claudio, un dubbio che è sorto tra di noi è il perché le vocali fossero rosse e il perché le lettere fossero disordinate sulla tavoletta di Claudio. E poi le abbiamo chiesto come ci si sente in mezzo agli altri, cioè ad essere osservato. Lui ha risposto semplicemente: sono in mezzo agli altri. Dovrebbe approfondire perché... Per le vocali... Per quanto riguarda le vocali sono rosse, ci ha detto che per comodità... Ma no, perché lui è del Milan e quindi nere e rosse. E poi ai lati per evidenziarle. E le lettere sono in disordine perché tipo c'è la C e la H che sono vicine, perché molto spesso si usa per formare parole tipo che, perché, oppure la Q e la U per quando, eccetera. Poi c'è la parola creatività. Prima Claudia ha detto una parola, una frase, ovvero sono strano, comunico ma non parlo, mi sposto ma non cammino. E per comunicare senza parlare e per spostarsi non camminando, comunque c'è voluta creatività. Perché c'è la tavoletta che è frutto della sua creatività e la sedia per farlo spostare. E poi c'è la domanda a cui ci deve rispondere. Va bene. Chi faceva parte del gruppo, i nomi? Come mi chiamo? Maria Lucia, Luna, Erika, Alessandra. Elisa, Rita, Adriana e Barbara e Sara. Va bene, giù, 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 via. Allora, altro gruppo, tocca a voi. Dobbiamo chiudere prima possibile. Allora, gruppo numero? Numero 5.
Ok, allora, sono Alessia Spada. Allora, Elena, Vita, Lucia, Alma, Sandra e Giulia. Ok, allora, il nostro è un disegno che contiene varie parole chiave, ad esempio fiducia, amore, solidarietà, e sono i concetti fondamentali di questo incontro. Poi abbiamo voluto inserire dei disegni che rappresentassero queste parole, e poi in questo muro abbiamo inserito delle crepe per evidenziare il concetto che attraverso queste parole e questi concetti si possono eliminare i muri e quindi le barriere e gli ostacoli. Hai capito? Ci ha mandato a casa, vediamo. Bravissime, ok. Mettiamolo qua a terra, vista per Claudio. Altro gruppo, chi c'è? Fuori, 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 veloce, veloce. Non avevamo dubbi. Nome? Vieni, Francesco. Vieni, vieni, Francesco. Alessia e Francesco. Impariamo le telecamere. Allora, noi abbiamo voluto toccare, diciamo, abbiamo voluto porre una domanda, diciamo, molto delicata. E questa domanda è: cosa si prova quando lei, diciamo, anche da adolescente si trova davanti a un ostacolo, magari quando si è trovato davanti a un ostacolo e non sapeva, diciamo, come superarlo, cosa fare, magari la rabbia che ha provato? E poi volevo dire solo che praticamente io ho suggerito alla classe un suo libro dove secondo me c'è il tutto, tutta la sua imprudenza, ed è una vita da una vita imprudente, anche il principe del lago, il protagonista Gianji, e poi c'è tutta la sua avventura sulla diversità. Un applauso. Rapidissimamente i nomi dei ragazzi. Allora, Monica, Erika, Angela, vabbè, la professoressa Nicla, Angela e Erika. E io e Francesco. Bravi, dai, basta. Allora, chi c'è dopo? Gruppi, via! Mino, Nino, Adriano, gruppo, ci siamo, forza, veloci, veloci, veloci. Allora, tengo io? Allora, noi abbiamo scelto sfida. Sfida perché, allora, abbiamo fatto questi due cerchi appunto perché sono due facce di una medaglia. La sfida per raggiungere i propri obiettivi, appunto come c'è scritto qui sotto, e ci ha colpito molto il fatto che abbia detto la sua sfiga, che si è trasformata in sfida, perché bisogna sempre trovare appunto con la felicità e provare a raggiungere i propri obiettivi, appunto. E poi la felicità come diritto e dovere, perché è diritto, ognuno deve ad essere felice, e dovere che deve anche mettersi nella condizione di esserlo. Felicità, nomi? Francesco e Adriano. Poi ci sono Marisara, Danila e Milena. Benissimo, bravi, gruppo numero 3 da casa. Rapidi, di nuovo qui il prossimo gruppo. Stiamo andando in maniera random, veloce, ci siamo, do una mano a tenerlo. Voi chi siete? Debora e Micaela. Allora, sì, al titolo noi abbiamo messo la parola sfiga uguale sfida, perché ci ha colpito molto la frase che ha detto Claudio, che è la sua sfida, perché la sua sfiga per lui è sempre ogni giorno una sfida. Poi ci siamo fatte varie domande, per esempio, ti sei mai arreso? Se no, perché? Cosa ti ha spinto a portare avanti magari la tua decisione? Poi abbiamo fatto questa specie di schema, normalità in base al contesto diventa una disabilità. Abbiamo pensato che noi tutti siamo disabili in qualcosa, nel senso dobbiamo trasformare tutti noi queste disabilità in sfide, in modo tale da raggiungere i nostri obiettivi. Nel nostro gruppo c'era la professoressa Stolfi, la professoressa Pastore, Antonella, Rossella,
Francesca. È Francesca e poi Angela. No, sì, c'era. Non era me. Applauso, grazie, grazie, grazie. Li abbiamo detti tutti? Ci siamo? Ultimo gruppo, Dulcis in fundo, gruppo numero? Numero 6. Cambio? Nomi, gruppo? Giorgia e Alessia. Allora, la parola chiave del nostro gruppo è la conquista. Perché Claudio nella sua vita ha fatto molte conquiste che magari per noi sono scontate, come ad esempio imparare a leggere. Gli volevamo chiedere quali sono stati gli input che gli hanno permesso di essere la persona che è adesso, cioè è stato sostenuto dalla sua famiglia, è stato aiutato dalla sua famiglia, ma anche dalla società, dalla scuola. Lui non si è arreso, cioè chi è riuscito a dargli tutta la forza che ha adesso, la sua voglia di vivere, attraverso i suoi libri adesso riesce anche a insegnare a qualcuno. Ad esempio a me questa esperienza è stata molto significativa e mi sta insegnando molto. Ok, pagherete per questo. Non ce l'abbiamo già detto in gruppo? Allora, io Alessia, Silvia, Daniela e Francesca. Va bene, grazie, Silvia. Beh, ora tocca a voi, ci aspettiamo i botti, i fuochi d'artificio, i colpi finali. Ti ricordi le domande? Sì. Vuoi fare tu la domanda a noi? No, ci siamo. No. Raccolgo così, ci sono quindi parola sfida, coraggio, sfiga, fiducia, creatività, conquista, insomma. Quanta carne a cuocere? Abbiamo qualche minuto, abbiamo 10 minuti, 20 minuti, quelli che vogliamo. Come li mandiamo a casa sti ragazzi a pranzo? Cosa ci portiamo a casa sul tema della mattinata, disabilità al lavoro? Secondo me, ma lo dico da vecchiaccio, i gruppi hanno lavorato bene. Eh? Ci credevate anche voi? E basta la pena dividere le amicizie storiche e altro. E ora, spremiamoli bene bene. La parola a voi. D, di, dir, direi. D, di, p, pa, par, partire. D, da, l, dalla. U, ultima domanda. K, H, che P, che Pu, che può, R, ri, ria, rias, riassumere tutto il lavoro. M, ma, K, H, chi, M, chi me, L, chi me lo, L, chi me lo, F, fa, fare. Chi me lo fa fare? D, di. D, di. A, ac, acce, accettare tutto questo. D, di, dir, direi. C, h, che, s, so, sono. U, un, una, a, al, alc, h, un'alchimia, d, di, e, di, f, di fattori. I, in, inf, i, in, inf, int, intanto, h, o, r, ri, ric, ricevuto. U, un, una. V, va. Val, valà, una valanga. D, di. F, fi, di fiducia. D, da. Da, dai. M, miei. G, genitori. A, ai, ai, m, ai, mi, ai, mie, ai miei. A, dai miei amici. E, d, da, dai, c, co, con, cont, contesti, dove ho vissuto e dove vivo. A, av, ave, aver, avete, avete. P, pr, presente. U, un, una. V,
va una valanga di fiducia. C, co, com, come, n, na, come nasce. Avete presente come nasce una valanga? N, na, nasce. D, da, u, un, p, pe, pezzettino piccolo. C, che, s, si, d, di, dis, dista, si stacca e porta con sé altri pezzi. P, pi, più, più v, più va avanti e più aumenta. E, ep, epo, epo, por, porta, c, con sé altri pezzi. L, la, la v, la valanga, d, di v, diventa, s, se, sempre più grande. E, l, lo, los, lo stesso è successo p, pe, per, l, la, la fiducia che io ho ricevuto. I, im, i miei genitori, m, mi, hanno, d, dato fiducia, d, de, del, delle, p, pa, pap, pappe, a base di fiducia. T, tr, tre, tre volte al giorno. D, do, dop, dopo, a, an, anche, m, mi, mia, n, nonna. T, tr, tre, tre volte al giorno. D, di, fiducia. D, di, v, di ve, diven, diventa, diventano. S, sei. Sei volte al giorno, iniezioni di fiducia. A, an, anche, i, m, miei, a, amici. Tre volte al giorno e diventano 9. Bravi. A, an, anche, i, i, c, i, co, i colleghi. Tre volte al giorno e diventano 12. Q, que, questo. H, a, c, ca, cambiato. I, i, c, i, co, i, con, i contesti in cui io vivevo. C, c, che, a, av, avo, a volte. C, ca, a, che a volte, a, av, avol, a vol, a volta, a volta, l, lo, r, che a loro volta, m, mi, c, h, hanno, d, dato, fiducia, t, tre volte al giorno, c, k, cap, capito, c, co, co, con te, con tu, con tutta, u, q, questa, fiducia, è venuto fuori sto, sto pezzo d'uomo, c, c, h, che, c, che q, che culo. O, ovviamente, f, fi, fid, fiducia, g, ge, genera fiducia, e, g, ge, gen, genera, c, cr, cre, creatività.
V, ve, vedete. L, la, t, la ta, la tavoletta, questa. N, non, non è. A, al, altro, che. U, un. G, gesto. C, creativo. A, ap, apr, apro, a proposito. D, de, del, a proposito. D, de, dei. G, ge, gesti, creativi. S, sa. Sc, sco, scommetto. Che, a, ac, acca, a casa. V, vo, voi, a casa vostra. C, a, avete. A, altri. A, al, alm, almeno. T, tr, tre. G, oggetti prodotti da pensiero creativo. P, pr, pro, provate a dircene qualcuno. Oggetti che potete avere a casa e che rispondono a dei bisogni che sono stati creati in seguito a un pensiero creativo. P, pe, per me. U, un, uno. E, i, in, c, q, cucina. Chi vuole provare a dire? Il un gesto creativo che c'è nella cucina. Un gesto creativo presente nella vostra cucina. Faccio io adesso lo showman. Chi era? Deborah. Per esempio dei disegni. Per esempio? Dei disegni. Disegni. Possono essere... diciamone un po', poi dopo vediamo. Adesso non diamo, non diciamo ok, sì o no. Pensate, oggetti che sono frutto di un pensiero creativo. Questa tavoletta è frutto di un pensiero creativo perché? Come? Serve a qualcosa, risponde a un bisogno. Serve a qualcosa. R, ri, ris, risponde, rispo, riso, l, v, risolve, u, un, una, d, situazione difficoltosa, problematica. Risponde a un bisogno. Ok. I, in, c, cucina, ribadisce. Il pelapatate. Il pelapatate. Ok. Dai, andate a ruota libera. Dobbiamo capire che oggetto è No, che cosa avete voi in casa? Come, che oggetti avete in casa? Cannucce. Come? Cannucce. Cannucce. Ok. I fornelli. Fornelli. Spremi agrumi. Rullatore. Ti bastano, direi. Altro? Il microonde, che ne so. Il frigorifero. Il caffè. Il bimbi è super. Il bimbi è super creativo. Il folletto. Oh, ok. S, so, sono, tutti, oggetti, che nascono da pensiero creativo. I, il, f, frullatore. R, risponde a un bisogno. Prima del frullatore come si faceva? Si faceva lo stesso, però col frullatore cosa è cambiato? Ci voleva forza, faceva fatica, ci voleva molto tempo, non veniva neanche bene perché rimanevano dei pezzettini grossi. F, fr, fri, frigorifero. A quale bisogno risponde? A conservare i cibi. Conservare i cibi, ok.
Prima del frigorifero come si faceva? All'aperto, in ghiacciaia. Che era a sua volta comunque un gesto creativo, perché io penso, ho un formaggio che diventa rancido domani, invece lo voglio mangiare domani, cosa faccio? Lo tengo vicino al fuoco o lo metto fuori? Ragiono, no? Faccio anche un'operazione. Andiamo, bagno. Abbiamo 5 minuti, quanto ci stiamo in bagno? Un minuto massimo. Un minuto, c'è la fila. In bagno. La saponetta. Io direi l'acqua corrente. Tutti gesti creativi. Tavoletta, con cui Claudio comunica. La carrozzina. Frigorifero. Tavoletta. Carrozzina. Carta igienica. Uguali da questo punto di vista. Rispondono a un bisogno e sono frutto di un pensiero creativo e di un gesto creativo. Ok. È chiaro il passaggio fra fiducia e creatività in questi 2 minuti che abbiamo? Perché mi serve la fiducia per essere creativo? Come? Per sviluppare la creatività, cioè? Ok, se sentiamo che abbiamo la fiducia nelle nostre capacità, riusciamo a... Esatto, riusciamo a sfidare, ad accettare le sfide e a trovare delle soluzioni alle sfide. Se noi abbiamo sentito che siamo in grado di risolvere delle difficoltà, sentiamo anche noi di poterle risolvere, se qualcuno ce l'ha detto, ce l'ha fatto sentire. Questo Claudio dice, no? Queste iniezioni di fiducia che sono arrivate dalla famiglia, dagli amici, dalla scuola, dai colleghi, da tutti i contesti in cui ha vissuto, nonostante la sua partenza non sia stata proprio alla grande. Quando è nato, alla sua mamma hanno detto: signora, suo figlio sarà per sempre un vegetale. E lui adesso dice: gnafa. Ok. Sembra un vegetale e lui dice: bene, allora io faccio il geranio. Faccio il geranio. Ok? Davanti a questa partenza, se il buongiorno si vede dal mattino, partiamo male, i suoi genitori hanno detto: no, tu delle abilità le hai, noi le vediamo in te e ti diamo fiducia. Questo ha permesso di essere creativo, non essere artistico, ma di rispondere ai propri bisogni, trovare le condizioni e gli strumenti per poter rispondere e superare le difficoltà. Ecco il nesso fra fiducia e creatività. E sfida. E di conseguenza sfida. Claudio, siamo in chiusura, devono scappare e tornare in classe entro l'una e poi andare a pranzo, tutto quanto. Come noi. Noi ci dobbiamo salutare qui. Ma non finisce qua. Se vi va, se i vostri compiti non sono tantissimi per domani, alle 16.30 si torna qua di nuovo, cambia il proscenio, Claudio resta Claudio, vabbè, ci si può fare poco, e a questo punto parleremo con degli imprenditori nel sociale. Non condurrò io, ma una collega, Tiziana Schiavone, che è la presidente del circolo Arci Arcallegra di Martina Franca. Parleranno Salvatore Allende, parleranno allora con altri imprenditori nel sociale di questo territorio, di come fare e come lo fanno già qui in questo territorio impresa sociale.
Quindi il vostro futuro, c'è chi già lo fa, è bene e da tempo, è in maniera organizzata e imprenditoriale. Quindi se vi va o se potete fare passaparola, ci fate molto contenti. Veramente grazie a tutti, grazie ai ragazzi del liceo Tito Livio. La spiccio subito con i ringraziamenti. Siamo qua al CAV, ci torniamo anche oggi. Non ci sarà la diretta, mi pare, oggi pomeriggio, ma va bene così perché stamattina abbiamo tantissimo materiale e tra qualche tempo lo rivedrete anche, lo potrete rigustare. Ci sarà anche la diretta oggi, ok, bene. Quindi diretta anche oggi alle 16.30 per chi è a casa. Ultima cosa, recuperiamo questi test, questi questionari di valutazione, se vi è piaciuto o meno. Buon pranzo a tutti e veramente un grosso applauso a Sandra, a Luca e a Claudio Prudente. Bravo!